anno. Apriamo la rubrica riprendendoci a una notizia che vi abbiamo appena dato. Nel corso del telegiornale, l'uomo colto da malore in auto, l'uomo di 65 anni a Ciconico di Fagagna, è Lorenzo Toffolini, storico dirigente dell'Udinese e ancora collaboratore della società bianconera per la quale è stato a lungo team manager. Vi avevamo già detto che era stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza in transito nella zona di Ciconico di Fagagna. Infatti i sanitari avevano notato una vettura fuori strada e si erano immediatamente attivati per prestare soccorso. All'interno del veicolo, appunto, hanno trovato l'uomo privo di conoscenza, colto da malore. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine hanno riconsegnato oggi un antico volume del Canzoniere di Petrarca alla Biblioteca Statale Isontina. Il libro era stato messo in vendita da un ignaro goriziano che l'aveva ereditato da lontani parenti. Comandante, i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale restituiscono alla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia un volume illecitamente sottratto. Ci racconti i dettagli di questa operazione e soprattutto citiamo il buon esito dell'operazione. Certo, l'operazione è frutto del costante monitoraggio del web che i militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Udine effettuano su base ormai quotidiana. Sempre di più, infatti, notiamo, accertiamo la compravendita di beni culturali nei canali, diciamo, ordinari, usuali di commercializzazione di oggetti. Nell'ambito di uno di questi controlli abbiamo notato la presenza di questo volume che in realtà presentava dei segni tutto sommato abbastanza evidenti di appartenenza ad una biblioteca statale. Da lì ovviamente nascono tutta una serie di accertamenti effettuati con la Biblioteca Statale Isontina che ci ha collaborato ovviamente in maniera assolutamente fattiva e così siamo riusciti ad individuare insomma, la provenienza demaniale di questo bene culturale. Siete riusciti anche a dare un nome, a rintracciare il presunto, insomma, così, no? Venditore, abusivo di questo documento Beh, importante? assolutamente sì, infatti con un lavoro insomma, di ricerca, di incrocio dati provenienti da banche dati, ovviamente siamo riusciti nel nostro intento. La persona, devo dire, era assolutamente non consapevole dell'origine, diciamo, illecita rispetto alla detenzione che in realtà le derivava da una serie di passaggi intrafamiliari che risalivano, insomma, ai primi anni del secolo scorso. Quindi diciamo una detenzione diciamo non illecita rispetto all'elemento psicologico, insomma, quello che tecnicamente viene definito elemento psicologico del reato. Assessore, tutto è bene, ciò che finisce bene, verrebbe ecco, da dire che importanza, che valore ha questo canzoniere del Petrarca che viene restituito a Gorizia e alla sua biblioteca? Siamo estremamente felici come amministrazione comunale per un semplice motivo. È conclamato che il nostro territorio ha una ricchezza storico-culturale inestimabile. Il titolo di Nova Gorizia, Gorizia congiuntamente capitale della cultura europea, ci permetterà di mostrare al mondo i nostri tesori, le nostre ricchezze, la nostra storia. Perciò il ritrovamento di questo preziosissimo volume ci permette di inserire un tassello in più in tutto ciò che noi presenteremo nel contesto internazionale, nell'ottica di una capitale europea della cultura. Perciò, ancora una volta, è bellissimo però vedere la sinergia tra l'Arma dei Carabinieri, la Biblioteca Statale, l'amministrazione comunale che dimostra che cosa? Che il nostro territorio sempre di più sta lavorando in sinergia affinché possiamo permetterci di tutelare un patrimonio che è inestimabile ed è giusto tutelarlo così come sta avvenendo in questi giorni e in questa occasione a Gorizia. Secondo una mappatura della CISL regionale, a causa del caro energia, una sessantina d'aziende è già in difficoltà, con 12.000 persone a rischio cassa. In vista, secondo il sindacato, un cortocircuito sociale terribile. Per questo il sindacato chiede al futuro governo di intervenire al più presto.
Cristiano Pizzo, responsabile del Dipartimento Industria della CISL del Friuli Venezia Giulia, avete organizzato questo incontro un po' per tracciare quelle che sono le situazioni attuali di crisi per quanto riguarda le nostre aziende, perché se da una parte abbiamo visto che l'occupazione va molto bene, l'export funziona, insomma ci sono indicatori economici molto positivi, dall'altra la crisi energetica delle materie prime mette a repentaglio insomma, la nostra sicurezza economica. Sì, abbiamo organizzato questo dipartimento perché siamo abituati ad affrontare le tematiche guardando all'oggi ma soprattutto guardando poi alla prospettiva. Se noi dovessimo fare una fotografia oggi della situazione industriale nel territorio regionale saremmo tutto sommato contenti con una occupazione che è migliore di quella che c'era prima della pandemia e con una situazione di parametri generali sicuramente molto molto positiva. Ma non è questo che ci può lasciare tranquilli e infatti noi abbiamo già quasi 60 imprese che noi seguiamo come CISL che sono in una situazione di difficoltà e un po' in tutti i settori, che coinvolgono oltre 12.000 addetti, di cui circa 8.000 già con ammortizzatore sociale attivato. È chiaro che questi sono i primi segnali di difficoltà e aggiungo che il problema non è più solamente solo di lavoro o di industria, diventa un problema sociale perché in una situazione in cui le bollette energetiche salgono per i nostri lavoratori nelle spese di casa, ci troviamo a discutere di stipendi dei lavoratori che diminuiscono per effetto dell'ammortizzatore sociale, quindi un cortocircuito terribile. Le aziende quelle più in difficoltà quali sono, quali settori? Sì, i principali settori sono quelli che sono molto legati all'aspetto energetico, quindi le aziende più energivore sono quelle della siderurgia, sono quelle grafiche, sono le cartiere, ci sono aziende della chimica, del vetro, è molto trasversale. La situazione è complicata proprio perché sono già state attivate importanti, già attivati degli importanti accordi di ammortizzatori sociali che coinvolgono, come dicevo, oltre 12.000 lavoratori, di cui 8.000 già in ammortizzatore sociale. Questo determina delle difficoltà enormi nella prospettiva e se la Regione, per quello che potrà fare, e il Governo che verrà non interverranno immediatamente, rischiamo di avere un autunno e inverno pesantissimo per l'industria della nostra Regione. A proposito di questo, insomma, in attesa del nuovo Governo, che cosa chiede CISL alla politica? La CISL ha presentato per il tramite del segretario generale Luigi Sbarra un programma di 12 punti. Noi abbiamo bisogno di un governo che faccia le cose e che non tiri a campare, per essere chiaro. In questi 12 punti inseriamo, riferendomi ai temi energetici, inseriamo delle proposte chiare di investimento anche attraverso i fondi del PNRR in questioni concrete che diano a questo Paese le infrastrutture che in questi anni sono state solo oggetto di discussioni sterili e non di una concretizzazione a vantaggio di cittadini e lavoratori in genere. Dalle parole bisogna passare ai fatti. La CISL ha proposto questi 12 punti, attendiamo che intanto si formi il nuovo governo e che poi ci convochi e speriamo anche accolga le nostre richieste. E rimaniamo sempre in tema sindacale, circa 300 operai questa mattina hanno atteso all'ingresso dello stabilimento produttivo del gruppo Wärtsilä di San Dorligo della Valle i vertici finlandesi della società che in queste ore stanno incontrando in modalità online, visto il comitato d'accoglienza, tutti i dipendenti del sito triestino. Si sta facendo il punto della situazione. Dopo che il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la condotta antisindacale di Wärtsilä, annunciando la procedura di licenziamento per 451 metalmeccanici dello stabilimento, altrettanti sono gli occupati nell'indotto. È previsto il risarcimento di 150.000 euro da parte della multinazionale Afim, Fiom e Wilm. Un capitolo importante della storia operaia friulana al quale è giusto rendere omaggio. È stato realizzato con questo spirito il documentario L'acciaio dentro di Andrea Marmai e Ivano Sebastianotti, dedicato alla Safau. Sarà presentato venerdì 14 ottobre alle 18.30 al Centro Balducci di Zugliano. Raccoglie testimonianze di chi lavorò nell'azienda. L'iniziativa è degli Amis de Safau.
Massa Fau, un pezzo di storia importantissima della storia operaia friulana. Nel 1965 la SAFA occupava circa 930 dipendenti. Un posto sicuro, qualcuno lo definiva, meglio che andare a lavorare sotto lo Stato. La SAFAO la ritengo proprio una grande famiglia. Le salsicce fatte arrostire sui lingotti. Siamo riusciti a fare una squadra di calcio. Ci si sentiva parte di un'entità importante. Io ho soi de SAFAO, senso d'appartenenza che credo non ci sia più. La gente cantava pur nella polvere. Volade, Beppo Antenne, Mario Palme, Beppo Glace. Metalmezzadri, lavoratori molto seri. Gente che abitava a Sedilis di Tarcento e veniva in bicicletta a lavorare. Del lavoro in qualche modo sapeva creare anche fratellanza, solidarietà. Uno non stava bene, il collega faceva anche il suo lavoro. Quando si facevano le riparazioni al forno Martin, quello era un lavoro duro, sporco. Gli operai dovevano lavorare col ferro caldo sotto le gambe. Il rumore era forte. Bisognava camminare con gli zoccoli di legno perché le scarpe prendevano fuoco. Era il nemico numero uno, la polvere. C'era la cassetta delle idee che veniva usata spesso. La sapevo era in salute. Io non so come è potuta andare in crisi. Mi era stata presentata come l'università dell'acciaio. Bisognava raggiungere una certa percentuale di qualità dell'acciaio. Gli acciai, che erano si può dire, di ottima qualità. Oltre 300 le marche di qualità di acciaio che si facevano, l'acciaio della SAFAO, che ha fatto la storia dell'acciaio friulano e forse anche di una parte dell'acciaio del nord-est. Per cui penso proprio che sia giusto rendere memoria e onore a quei lavoratori e a quell'esperienza operaia. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Appuntamento questa sera in Piazza Libertà Udine con Udine Fashion Night, la sfilata di moda che porterà in passerella importanti brand del territorio. La serata sarà trasmessa in diretta da Telefriuli questa sera a partire dalle 20.30. L'evento, organizzato da Barbara Beltrame e Anna Marischi Daniele, avrà come ospite d'onore Gabriella Carlucci. L'ha incontrata per noi proprio in Piazza Libertà, location della sfilata, Alexis Sabot. Gabriella Carlucci, qui a Udine, un territorio che ha nel cuore, in una serata che vuole valorizzare i brand del Friuli Venezia Giulia. In tutti i luoghi della mia infanzia è stato impressionante, non avevo bisogno di Google Map per trovare le case dove abbiamo abitato, le scuole, l'asilo, perché avevo tutto fresco nella mente. Perché? Perché è una città che mi ha dato tantissimo e quindi ho dei ricordi meravigliosi legati a questa città. Ti insegna a lavorare, a rigare dritto, a non fermarti di fronte agli ostacoli e a dare importanza alle cose che realmente ne hanno. E ho visto questa sartorialità, questa manualità che ormai è scomparsa perché impera il prêt-à-porter in Italia, anche un prêt-à-porter abbastanza scadente. Per fortuna però, ecco, in realtà come questa di Udine, questa sartorialità, questa ricerca del gusto, dei tessuti giusti c'è ancora. E soprattutto lo spirito di questi brand è che tu non puoi indossare un abito perché è di moda, no, tu ti devi mettere qualcosa che ti stia bene e ti valorizzi. Quindi certamente seguire la moda, ma personalizzandola alla tua figura. E questo è davvero un qualcosa in più che i brand udinesi hanno. Quindi valorizzando anche l'artigianato locale. Certamente, perché pensa se queste aziende locali dovessero avere uno sviluppo anche internazionale, perché no? Guarda che il brand Made in Italy, cioè tutto quello che nasce in Italia, anche se dici non è Valentino, non è Versace, ma è italiano, piace tantissimo. E questa serata in Piazza Libertà? Beh, intanto si preannuncia
piena di gente, perché io ho visto le immagini dell'anno scorso dove tra l'altro non c'era la possibilità di occupare tutte le sedie ed era già pienissimo, quindi stasera, poi ho sentito anche tante persone che mi hanno detto stasera ci vediamo, ci sarà il pienone, come giusto che sia, perché questa è una città bella, questo evento non potrà che valorizzarla ancora di più, e l'idea che da questo evento si possa, ecco, lanciare questo brand della moda Made in Italy mi fa davvero molto piacere. Allora, le auguro una buona serata e grazie. E a voi una buona visione della nostra serata di questa sera. Anna Maresi Danieli, è quasi tutto pronto per la serata di questa sera, che sarà trasmessa anche su Telefriuli. C'è sempre emozione, anche se è la seconda edizione, e c'è la possibilità di valorizzare il brand del territorio. Assolutamente sì, è una grandissima emozione perché l'evento è triplicato. Sinceramente non ci aspettavamo questo affetto della città, questo coinvolgimento di tutte le categorie e di tantissimi cittadini. Siamo sold out da circa 3 settimane, e questo ci rende davvero orgogliosi e ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Parliamo di un settore quale quello degli artigiani, dei piccoli artigiani soprattutto, che ha passato un periodo davvero durissimo, ha dovuto far fronte a tutto ciò contando praticamente solo sulle sue forze, e quindi questa serata vuole promuovere, vuole celebrare la forza di questi piccoli imprenditori che lavorano con le loro mani e creano arte e bellezza. E questo sempre per valorizzare il territorio. Valorizzare il territorio, il nostro Friuli, la sua capacità imprenditoriale, la sua artigianalità e anche la sua estrema bellezza, perché non abbiamo nulla da invidiare con questa piazza a piazze romane o a quelle che sono le location milanesi dove l'alta moda è di casa. Grazie, buona serata. Grazie altrettanto. E buona visione anche ai nostri telespettatori appunto per questa sera. Nel nuovo prefabbricato scolastico a Torre di Pordenone è stato installato un defibrillatore nell'ambito di un progetto che ha coinvolto Avis, Comune, Associazione San Valentino e Gymnasium. Cresce così il numero degli strumenti salvavita presenti sul territorio. Uno strumento che può salvare la vita all'interno di un complesso di istruzione sportivo come quello di Via Peruzza a Torre, dove nel nuovo prefabbricato scolastico che ospita la primaria Narvesa è stato consegnato un defibrillatore da parte dell'Avis della sezione di Torre. Il progetto, oltre al sodalizio, mette insieme il Comune di Pordenone, l'Associazione San Valentino e l'Istituto Comprensivo di Torre, oltre alla Gymnasium che ha coordinato il progetto Keep the Beat sulle tecniche di rianimazione e sull'uso del defibrillatore. È una bella giornata perché è stato donato un simbolo che è il defibrillatore in questa struttura delle scuole elementari in Arvesa, in un'area dove ce ne sono altri 2 o 3 defibrillatori, quindi è un'area protetta perché c'è la presenza di impianti sportivi, ci sono delle scuole e soprattutto ci sono persone formate a intervenire in caso di arresto cardiaco. Oltre a questa occasione inizia un percorso di formazione nelle scuole a Pordenone, è un progetto che Gymnasium ormai fa da anni, che si chiama Keep the Beat. Oggi gli istruttori sono già al liceo Grigoletti per iniziare il percorso di formazione con i ragazzi di quarta e quinta superiore, così come gli insegnanti che sono sempre coinvolti nella formazione. Attualmente sono già 5.000 i giovani che hanno frequentato questo corso nel pordenonese ed è importantissimo puntare sulla formazione, spiegano gli aderenti al progetto, affinché la catena del soccorso funzioni al meglio. La presenza dei defibrillatori consente di dare più chance al servizio sanitario che interviene nel soccorso e di conseguenza più opportunità di salvare delle vite. L'importanza del defibrillatore è evidente e si sa da tutti quanti. Averlo è meglio non usarlo, ma averlo è avere il personale che lo sa usare. Noi, oltre a donare il sangue, facciamo anche questo tipo di collaborazione con la scuola da 30-40 anni ormai, con i ragazzi di terza media, con i ragazzi di quinta, e speriamo che non ne abbiano bisogno, ma sappiamo che c'è. Grazie. In questo caso l'Avis di Torre, ma col contributo tecnico anche dell'Associazione San Valentino, le scuole, ma la città in generale, si sta dotando sempre di più di defibrillatori, che sono ausili fondamentali per salvare le vite. Accanto a questo, un'attività formativa costante per fare in modo che sempre più persone siano in grado di utilizzarlo. È una misura della civiltà di una città, cioè quella di doversi occupare anche delle persone che improvvisamente possono stare male. Vorrei ringraziare tanto l'Avis di Torre
l'Associazione San Valentino che gestisce la formazione del personale, naturalmente il Comune, la Gymnasium Nuoto, perché credo che questi siano progetti importanti per la scuola, importanti per la città. E ora ci colleghiamo con Palazzo Daronco, dove si deve essere conclusa la conferenza stampa per presentare i lavori della Giunta Comunale di Udine. A Palazzo Daronco troviamo Alexis Sabot, che ci aggiorna appunto sui lavori. La vediamo collegata. È ancora in corso la conferenza stampa di Giunta a Udine. Mi ha raggiunto l'assessore Ciani proprio per parlare in tema sicurezza dell'installazione di nuove telecamere a Udine. Sì, oggi abbiamo deliberato in Giunta l'applicazione di una parte del ribasso d'asta di una grande opera di ampliamento del sistema di videosorveglianza che prevedeva originariamente 66 telecamere in giro per tutta la città, che ovviamente vanno ad aggiungersi all'attuale sistema. Oggi aggiungiamo, applicando il ribasso, altre 7 telecamere per un totale di circa 48.000 euro che verranno spesi in più rispetto agli originari previsti. Quindi andiamo a prevedere una telecamera nel sottopasso di Viale Ledra, che è stato recentemente riqualificato con delle belle opere artistiche, ma che è un luogo delicato in quanto tanti studenti ci passano ogni giorno, 2 in via Murat, su richiesta incessante, devo dire, di tanti residenti e di un comitato. Andiamo poi a prevedere 4 telecamere nel quartiere di Santo Svaldo, che attualmente è privo di qualsiasi tipo di sistema di videosorveglianza. Sono interventi, secondo me, molto importanti sia in tema di prevenzione che in tema di repressione di eventuali fatti illeciti che devono essere commessi. Insomma, la videosorveglianza ritengo sia il presente ed il futuro di tutte le attività in materia di sicurezza, nell'ambito in particolare della collaborazione tra comuni e forze di polizia. Anche lettura targhe aumentate da questo punto di vista. Sì, questo è un altro tema a cui io tengo moltissimo. Abbiamo ereditato un sistema che prevedeva 4 sistemi di lettura targhe, arriviamo oggi a 16. Sono delle telecamere particolari, sono delle telecamere intelligenti che consentono sia di verificare se il conducente sta guidando un'automobile provvista o meno di copertura assicurativa, e purtroppo c'è un numero smisurato di automobili che circolano senza assicurazione, ma consentono anche alle forze di polizia di verificare se in un determinato momento, a una determinata ora, è passata o meno un'automobile magari ricercata in nel luogo in cui è puntata il sistema di lettura targhe. Anche questo è un sistema che è molto apprezzato dalle forze dell'ordine, che tanti comuni stanno man mano adottando. Insomma, noi l'abbiamo ampliato moltissimo. In zone particolari di Udine, quello delle lettura targhe, sono installate? Assolutamente sì, sono installate in particolare nelle arterie principali, penso insomma a Viale Tricesimo, Viale Venezia, Via Cividale, Viale Palmanova, quindi nelle arterie principali che portano alla città e da cui dalla città si esce verso la periferia. Quindi un bilancio di quante sono state installate le telecamere in un anno o comunque nel vostro mandato? Un bilancio che trovo estremamente soddisfacente. Abbiamo ereditato un sistema di 65 telecamere circa per il controllo del territorio e 4 lettura targhe. Arriviamo a 165 telecamere per il controllo del territorio e 14 per la lettura targhe. Quindi devo dire numeri che parlano da soli. Ringrazio l'assessore Ciani, restituisco la linea allo studio. Grazie Alexis, e con questo collegamento da Palazzo Daronco si conclude anche la rubrica A voi la linea. Ci vediamo domani, arrivederci, buon proseguimento di giornata con i programmi di Telefriuli.